Jerry Cinnamon. La storia del 37enne scozzese Gerard Crosby, in arte Jerry Cinnamon, è abbastanza curiosa. Una di quelle belle da leggere e anche da ascoltare. È la storia di un ragazzo con la chitarra e poco altro, se non uno spiccato accento delle sue parti, che con la sola forza delle sue canzoni, nel giro di due album, soprattutto grazie al passaparola tra la gente, ha riempito mano a mano locali sempre più ampi, fino a giungere a fare il tutto esaurito in uno stadio, quello di Glasgow, la sua città. Nel mezzo di questa pandemia, Jerry ha pubblicato il suo secondo album, The Bonnie. Il primo, è Reddick Cinematic, uscì nel 2017 e fu un esordio che non passò inosservato, tanto che riuscì a guadagnarsi la posizione numero 17 della chart inglese. Le parole delle sue canzoni sono state apprezzate da così tante persone per la loro brutale onestà. Jerry Cinnamon, infatti, parla come uno di quegli amici che ci vuole bene e che riesce a raggiungerci il cuore. I temi di questo album includono cambiamento sociale, denaro, amore e più di tutto le emozioni. Because the hardest of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about playing the game. Con questi versi si conclude Canter, una delle sue canzoni con più visualizzazioni. Ed è una canzone che parla su come bisognerebbe vivere la vita, ovvero con leggerezza, come se fosse un galoppo, che riprende il titolo della canzone. Una canzone accompagnata solo da un assolo di chitarra che riesce comunque a trasmettere tante emozioni in contemporanea. Tante emozioni, le parole esatte per descrivere ogni singola canzone dei suoi album.